Si capisce che si stava tutti lì, e dove altrimenti? Che ci potesse essere lo spazio, nessuno ancora lo sapeva, e il tempo idem. E cosa volete che ce ne facessimo del tempo, stando lì, pigiati come acciughe? Ho detto pigiati come acciughe tanto per usare un'immagine letteraria. In realtà non c'era spazio nemmeno per pigiarci. Ogni punto d'ognuno di noi coincideva con ogni punto di ognuno degli altri, in un punto unico che era quello in cui stavamo tutti. Aggiungi poi tutta la roba che dovevamo tenere lì ammucchiata, tutto il materiale che sarebbe poi servito a formare l'universo. Era materiale smontato e concentrato, in maniera che non riuscivi a riconoscere quel che in seguito sarebbe andato a far parte dell'astronomia, come la nebulosa d'Andromeda, da quel che era destinato alla geografia, per esempio i Vosgi, o alla chimica, come certi isotopi del berillo. Quanti eravamo? Boh, non ho mai potuto rendermene conto. Perché per contarsi ci si deve staccare almeno un pochino l'uno dall'altro, e invece occupavamo tutti quello stesso punto. Tra tutti, nessuno di noi ha dimenticato la signora Pinco. Dove era finita? Si stava così bene tutti assieme, così bene che qualcosa di straordinario doveva pure accadere. E bastò che a un certo punto lei dicesse: insomma, ragazzi, se ci fosse un po' più di spazio, vi farei due uova di tagliatelle. E in quel momento tutti pensammo allo spazio che avrebbero occupato le tonde braccia di lei muovendosi avanti e indietro con il mattarello sulla sfoglia di pasta. Pensammo allo spazio che avrebbero occupato la farina e il grano per fare la farina e i campi per coltivare il grano. Allo spazio che ci sarebbe voluto perché il sole arrivasse con i suoi raggi a maturare il grano. E nello stesso tempo del pensarlo, questo spazio inarrestabilmente si formava. Nello stesso tempo in cui la signora Pinco pronunciava quelle parole, vedreste che belle tagliatelle che vi farei! Sì. Il punto che conteneva lei e tutti noi si espandeva. Si espandeva in una raggiera di distanze d'anni luce, e secoli luce, e miliardi di millenni luce. E noi, sbattuti ai quattro angoli dell'universo, dando inizio nello stesso momento al concetto di spazio, e allo spazio propriamente detto, e al tempo, e alla gravitazione universale, all'universo gravitante, rendendo possibili miliardi di soli, di pianeti, di campi di grano, di signore Pinco, sparse per i continenti dei pianeti. Ah, ma è il Big Bang? Sì. Chi l'ha scritto? Italo Calvino. Ah. Complimenti. Thank you.
Bou. Pep Bou è un artista catalano. Un artista catalano che, se fosse napoletano, sarebbe Peppino a bolla, probabilmente. È il suo nome, è il suo nome, me l'ha detto, è il suo nome. È il suo nome. È il suo nome. Oh, che bellezza. È una serata assolutamente speciale, in un posto speciale. Possiamo finalmente, è come dire, sfogare le domande che abbiamo dentro. Le domandone pazzesche, sì? A cui non hai mai dato risposte. Sì. Fammi delle domande. Tipo, da dove veniamo? Tipo, dove andiamo? Sì. Tipo, è meglio essere o non essere, per esempio? Comincia più basso, comincia dove siamo. Tipo, dove siamo? Allora, siamo alla città della scienza di Napoli. E siamo felici di essere qua. Sì. Fatevi un applauso, perché siete una platea bellissima, numerosissima. Questo posto è un posto bellissimo. Pensa che anni fa era praticamente un magazzino di chimica. Adesso stasera diventa un laboratorio di fisica, quindi insomma, apparentemente bella, il passo è breve. Sì. Non è un posto che è nato per caso, quindi noi non so se siamo adatti. Come dire, adatti, sì. Perché l'ha fatto Vittorio Silvestrini, un fisico, perché oggi ci lavorano i lavoratori qui della Città della Scienza, anche se le situazioni economiche non sono così floride e magari qualcuno lavora senza stipendio, adesso non lo so come siamo messi. È un'iniziativa di INFN, che vuol dire Istituto Nazionale Fisica Nucleare. Va bene, leggere. Ecco, anche appunto è sopra sezione di Napoli, oltre che l'INFN nazionale. Comunque, grazie al mattino di Napoli, le nuvole, dimmi. No, le domande fondamentali, adesso a parte tutto, ma quelle lì fondamentali, a chi risponde a queste domande? Allora, hai letto i giornali? Sì. Avete tutti quanti saputo che ci sono state delle scoperte nel campo della fisica, ma oso dire nel campo della scienza in generale, che hanno veramente rivoluzionato la visione del mondo. Il bosone. Il bosone di Higgs. Appunto, cioè, saranno qui tutti per questo, no? Cioè, siete qui per questo, no? Per capire qualcosa del bosone di Higgs. Esatto. Esatto, ecco. Sì. E per dare delle risposte. Le risposte... delle domande. Ecco, magari fare delle domande, sì. Comunque, lo show di stasera si chiama Lo Show dell'Universo. Lo show è cominciato bene con Peppino a bolla, qui quindi andiamo bene, ed è l'inizio di una serie di iniziative, futuro remoto. Vabbè, ci sono tre fisici protagonisti di queste scoperte. Vado a chiamarli. Vai a chiamarli, li presentiamo, possiamo fare a loro delle domande e speriamo che abbiano delle risposte, sicuramente le hanno, delle risposte che noi potremo in qualche modo assimilare. Allora, il primo è il professor Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Prego, presidente, si accomodi. Presidente nazionale. Yes, sir. Ecco, che poi... Il rapporto con i laboratori del CERN di Ginevra è strettissimo, voi mandate là un sacco di fisici. A proposito di fisici italiani che sono andati al CERN, anche lei ci è andato, vero? Certo. Spesso, va bene. Comunque, due colonne portanti di questi esperimenti, Guido Tonelli. Guido Tonelli fino a qualche mese fa... dirigeva uno dei due esperimenti che poi hanno scoperto il bosone di Higgs, CMS. Non so cosa voglio dire, ma insomma questo poi è... Cosa vuole dire CMS? È un termine tecnico, vuol dire un solenoide compatto per i muoni. Ecco, ho sbagliato domanda. dobbiamo cominciare navigando un pochino. Vabbè, sì. L'altro esperimentone che ha scoperto il bosone di Higgs è guidato da Fabiola Gianotti, che... Buonasera. Lei guida un esperimento che si chiama Atlas, che detto così sembra una palestra. No, però non chiede. Ecco, no, diciamo che è una palestra in cui vi esercitate. Oh, che bello, bene. Siete disponibili a rispondere alle mie domande? Sì, no. Professor Ferroni, abbiamo visto le bolle di sapone. Sì. In che senso una bolla di sapone ci dà l'idea di come è nato l'universo? C'è un nesso? Secondo me, diciamo, per la prima volta in vita mia ho capito forse come è nato l'universo, vedendo quelle bolle di sapone. Cioè, quelle bolle di sapone intanto fanno vedere due cose. Una, quella bella bolla grande, che poi
quello è un universo. E poi anche la possibilità che in realtà nascano tanti universi, tutti insieme, e che si separano e poi ognuno cammina per il suo destino. Questa è la prima osservazione che faccio su quello che ho visto. Dunque, non so se avete notato, quelle bolle di sapone hanno una proprietà, che a un certo punto non c'è nulla, poi succede qualche cosa, qualcuno insuffla, e adesso ci possiamo chiedere chi sia che insuffla, diciamo, nel caso del Big Bang e dell'universo, ma la cosa straordinaria è quella che da una dimensione piccola, voi non vedete mai quella bolla che cresce davanti agli occhi, voi vedete quella bolla che a un certo punto non c'è e che è già grande. Va bene? Allora, questo è un fenomeno interessantissimo che peraltro ha permesso l'esistenza dell'universo così com'è, così, perlomeno è comodo perché così noi ci siamo, diciamo, se qualcuno sta bene su questo universo, poi questa è una questione di interpretazione. Allora, il problema è questo, dal vuoto, che è una cosa complessa, uno dice il vuoto è vuoto, no, il vuoto non è vuoto, il vuoto è una cosa complessa, dal vuoto si può prendere a prestito l'energia. Allora, il problema è quanto dura il prestito. Se dietro l'angolo ci sono i tedeschi, il prestito dura poco. Eh certo. Appunto. Sale. Quindi c'è un modo per evitare questo. Si sa come si fa a cancellare i debiti facilmente? Con l'inflazione. Eh certo. E l'inflazione è proprio quel fenomeno, cioè quello che istantaneamente, in un tempo infinitesimo, quello che era piccolo, quell'energia che hai preso in prestito, si trasforma in una cosa molto grande, va bene? Diluisce, diciamo, il problema della restituzione del prestito, mettiamolo così, va bene? Questo è il fenomeno che ha permesso all'universo poi di evolversi in un modo che noi ci possiamo essere. Possiamo entrare anche nel modo tecnico, che altrimenti quello che sarebbe successo è che in ogni regione dell'universo, se quello si espandeva normalmente, diciamo con un tempo finito, ogni regione dell'universo sarebbe stata diversa. In una ci sarebbero state tante cose, in una non ci sarebbe stato niente, in una ci sarebbe stato un conflitto di competenze. E quindi in un universo così è un po' difficile vivere, perché uno si sposta di un passo e cade in un baratro, diciamo, di energia, per carità. Questo non è bello. Invece questo fenomeno che ha improvvisamente espanso la bolla ha reso l'universo sostanzialmente tutto omogeneo, tutto uguale, diciamo sotto condizioni, quindi che se uno può stare in un posto può stare anche in un altro, va bene? Non rischia di cadere nel baratro, rischia di cadere in altri baratri, ma questo poi è un'altra storia, quelli ce li creiamo da soli. Perfetto. Va bene? Allora ho capito che insomma nell'universo qualcosa si è espanso perché qualcuno ha soffiato. Chi è che ha soffiato, professor Tonelli? Ecco, diciamo, la cosa che è difficile capire per noi, come anche per tutti voi, è che il vuoto di cui si parla non è il nulla, è un qualcosa di gravido. Uno lo deve immaginare come un qualcosa che è pieno di una potenzialità di energia che si può espandere, che si può prendere in prestito, come diceva Ferroni. E quello che pensiamo sia avvenuto in un certo istante, in un certo punto, è che è scoppiata una bolla, come quelle di cui anche abbiamo sentito prima, diciamo, avete visto prima, alcune bolle scoppiavano, altre si formavano e andavano avanti. Probabilmente è successo così anche nel nostro universo o in altri universi. In alcuni casi non c'erano le condizioni per questa bolla di sopravvivere e si è richiusa su se stessa ed è finita. Nel nostro caso specifico siamo stati particolarmente fortunati, questo è il motivo per cui siamo qui a parlarne, che c'erano condizioni particolari per cui intanto questa bolla ha assunto immediatamente le dimensioni molto simili all'universo attuale. Una cosa che ancora non riusciamo a capire esattamente il meccanismo. Immaginate un punto che diventa in una frazione di secondo, in un istante, grande quasi quanto l'universo attuale. Poi ha cominciato a crescere, ha continuato a crescere, ma la crescita successiva è minima rispetto alla crescita iniziale. Questo è il meccanismo di inflazione di cui parla Ferroni. Non sappiamo ancora cosa l'ha prodotto, una specie di antigravità spaventosa che ha portato tutti gli oggetti a distanze enormi a una velocità molto superiore a quella della luce. E quindi quella fisica lì non l'abbiamo ancora capita, la dobbiamo ancora investigare. Chi ha prodotto questo non lo sappiamo. Pensiamo che possa essere una dinamica propria di questo vuoto gravido, pieno di tensione, pieno di oscillazioni, che in certe condizioni produce una bolla che ha una tale fortuna da evolvere per 13 miliardi di anni, produrre pianeti, stelle, produrre scimmie antropomorfe che a un certo momento cominciano a chiedersi il perché stanno su questa Terra e discutere in questa sala del come è nato il tutto. Però non guardare me, qual è la scimmia? Va bene, ti prego. Professore, lei
È perfettamente antropomorfo, la morfologia della è la mia parte del termine. Insomma, colleghi sono fatti così. Fabiolo Giannotti, allora, mi corregga se sbaglio, è un po' come io mi siedo su un palloncino piccolo e tranquillo, poi questo palloncino si gonfia e mi trovo in dimensioni che non avevo proprio previsto. Allora, io so, perché ho letto i giornali, mica perché, che voi al CERN di Ginevra, questo grandissimo laboratorio in Svizzera e sconfina anche un po' sotto la Francia, perché avete fatto un tunnel di 27 chilometri per fare i vostri esperimenti, state riproducendo, le condizioni dell'universo meno di un attimo prima del Big Bang, giusto? Dopo. Esagerato. Ci vorrà un po' di tempo. Prima o dopo, vabbè. Allora, però, tutte queste belle cose qua che adesso hanno raccontato i colleghi, ma voi ve le siete immaginate? Sono proiezioni teoriche o le avete viste? Cioè, stiamo parlando di roba vera che voi ci potete giurare sopra? I fisici per definizione non giurano, si basano su quello che osservano, sulle prove sperimentali, almeno i fisici sperimentali come noi. Dunque, innanzitutto quello che noi studiamo al CERN non ha niente a che fare con le epoche di cui Nando e Guido discutevano. Le epoche di cui loro discutono sono 10 alla meno, 37 secondi dopo il Big Bang, a questi livelli, mentre noi oggi riusciamo con i nostri acceleratori ad arrivare a 10 alla meno 11 secondi dopo il Big Bang, che è molto molto dopo. Ah, ecco. È un'epoca enorme. No, ha fatto bene a dirlo, se è prima o dopo, perché uno si perde. È una grandissima, perché come dicevano loro correttamente, l'universo tutto è successo veramente negli istanti, i primissimi istanti dell'universo. Allora, cosa succede in un acceleratore? In un acceleratore noi facciamo scontrare dei fasci di particelle ad alta energia e quindi in quegli scontri riproduciamo l'energia, che è l'equivalente della temperatura, che aveva l'universo in un certo momento della sua esistenza. Più alta è l'energia, più risaliamo alle origini dell'universo, perché all'inizio l'universo era molto caldo e poi si è raffreddato. Quindi noi riusciamo oggi a arrivare circa alle energie che aveva l'universo 10 alla meno 11 secondi, che significa un centesimo di miliardesimo di secondo, dopo il Big Bang. Quindi quello che siamo riusciti a fare, in particolare giustamente con la scoperta del bosone di Higgs, è stato di vedere cosa è successo nell'universo quando c'è stata una cosiddetta transizione di fase, per cui le particelle elementari hanno acquisito una massa. Transizione di fase significa proprio quando voi passate da un liquido a un materiale, dall'acqua liquida al ghiaccio, c'è qualcosa che succede, un abbassamento di temperatura e quindi le condizioni cambiano. Insomma, Quindi per studiare l'universo ci sono due modi. Uno, gli acceleratori, per arrivare indietro nel tempo, però soltanto fino a un centesimo. Acceleratori, posso proprio, se quello che ho capito è giusto, c'è questa specie di circuito. Sì, un tunnel. Voi ci pompate dentro le particelle con una velocità pazzesca. Ci sono campi magnetici che aiutano ad accelerarle, poi a tenerle confinate, a farle scontrare in quattro punti nel caso dell'LHC, dove abbiamo installato quattro grossi apparati sperimentali. Grossi significa grossi. Grandi e grossi. Cioè, Atlas è lungo 45 metri e alto 25 metri. Questo è il suo, è meno bello, meno grande. Vabbè, insomma. Ma comunque, vabbè. È un giocattolo più semplice. Sì, è un giocattolino più semplice. Scusa, però bisognerebbe spiegare con degli esempi, no? Sì. Se permetti, io... Le dai di avrei... tu? Un'amica. Sì, a lui? Come un'amica. Un'amica. No? Vero, verissimo. Vero. No, frequenta malissimo. È intelligente, brava, ma cosa vuoi dire? No, ma anche perché io tifo per lei, donna 33. Ma perché è una gara? Perché è una gara? No, niente. Ho paura che sia anche una gara. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, io avrei un fisico, un giovane fisico, Rémy, ecco, un giovane fisico. Con un bel fisico, che ci può spiegare, bene come possono funzionare queste particelle, no? Come ci lui un spiega esempio. Le particelle. Allora, sans gravité, Rémy, sans gravité. Allora, ho una specie di telecomando, lo telecomando, eccolo. Ecco. Aspetta un attimo. No. Devi andare là.
Devi andare. Remy! Sì. È proprio un tuo amico, eh? Ok. 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 Fantastico. Ok, vai. Ecco. E adesso? Vai. Ah. Remy, sono gravite! Thank you.
Remy, merci Remy. Cosa avrà voluto dire? No, perché adesso io ragiono sempre in termini di fisica, non ci si gode più uno spettacolo di giocoleria perché ci sarà un significato sotto. Allora, come vi viene da commentare? Cioè, lui aveva delle particelle che sembravano delle oneste palline per fare la giocoleria e poi sono andate un po' ognuno per conto proprio. Posso dire l'idea che mi è venuta? Eh? Mi è venuta, ho pensato a una cosa che è stata scoperta negli ultimi 15 anni. Fino a pochi anni fa si pensava che l'universo, dopo quella fase iniziale di espansione enorme, rapidissima, avesse continuato poi a espandersi regolarmente, diciamo, per i 13,7 miliardi di anni della vita dell'universo. Si è scoperto recentemente che non è così e che questa accelerazione, questa velocità con cui l'universo, diciamo, aumenta la sua dimensione, cresce, sta accelerando. Intuitivamente uno immagina la forza di gravità dovrebbe rallentare questa espansione, come avviene in qualunque altro fenomeno, c'è un'esplosione iniziale, poi piano piano tutto, certo, magari continua ad aumentare la dimensione, ma si riduce la velocità con cui questi frammenti si allontanano. Abbiamo scoperto invece che l'universo accelera, si espande, come se fosse un'antigravità. Ho pensato all'antigravità quando ho visto il palloncino di Helio, mi immagino, che è stato usato come pallina. Razionale, ho pensato subito, cosa c'è lì dentro? Come se improvvisamente, la stessa sorpresa che abbiamo avuto noi. Beh, diciamo. Ma fa come me l'universo. Io sono nato piccolo, poi mi sono sviluppato, poi pensavo di fermarmi, e invece continuo a ingrassare. È una cosa che potrebbe essere una metafora. Vabbè. Comunque, fin qua ci siamo arrivati, abbiamo fatto la prima, diciamo così. Forse possiamo essere promossi in seconda. Secondo argomento. Guarda, ma che bello, evoluzione dall'ordine al disordine. Fabiola, se ho capito bene, l'universo all'inizio era una cosina carina e fine, era piccolino, caldino e tutto ordinato. Dopodiché succede questo sciopone e si raffredda, diventa enorme e tutto un disordine. Quindi andiamo peggiorando? No, direi che andiamo migliorando. Andiamo migliorando perché quindi l'universo, dopo questo momento inflazionario, si è espanso, continuato a espandersi, a raffreddarsi, e pian piano con il raffreddamento si sono create le strutture che conosciamo, a cominciare dai nuclei, il nucleo di idrogeno, poi gli atomi, degli elementi più leggeri e poi gli elementi più pesanti, fino ad arrivare alle meraviglie dell'universo che conosciamo macroscopicamente, le stelle, le galassie, eccetera. Lui. Sì, un esempio. Non è l'esempio preferito che avrei scelto. Abbiamo detto che peggiora, e certo, come esempio posso Ora, essere. Io direi piuttosto, quindi noi siamo qui oggi perché l'universo ha avuto questa transizione dall'ordine al disordine. Però vorrei correggerti, perché innanzitutto l'ordine iniziale era un po' noiosetto. Eh sì.
una densità di energia più o meno uniforme, mentre adesso abbiamo un disordine che però è di una grandissima bellezza, guarda la bellezza della natura, dell'universo, delle bolle che abbiamo visto poc'anzi all'inizio, quindi è un disordine bellissimo, elegantissimo e ricchissimo, quindi stiamo migliorando. Si vede che ha fatto filosofia prima di fare fisica, perché insomma ci mette dentro un afflato che piuttosto prima Fabiola vi ha chiamato Guido e Nando, posso anch'io? Poi. Dai, voilà, per ti do il permesso. Ecco, allora Guido e Nando, io a questo punto vi farei una domanda di gruppo, perché nel senso ci sono delle parole che io ho quasi paura a pronunciarle, perché non vorrei che andassimo in una complicazione che qui non ne possiamo più. Le parole che ho sentito dire e che non ho idea di cosa possano volere dire: antimateria, materia oscura, perché finora più o meno vi ho seguito, ma cos'è l'antimateria, la materia oscura? Cioè è un... quando l'universo noioso ha avuto massa, va bene? Siccome, ripeto, tu puoi prendere in prestito qualche cosa, però in realtà non puoi veramente creare qualche cosa, perché altrimenti diciamo entriamo in una dimensione un pochino più complicata. In qualche modo tu devi avere degli oggetti che, scritti, lasciamo perdere la matematica, che diciamo che sono in qualche modo rappresentativi di un'energia positiva ed altri oggetti che sono rappresentativi di un'energia negativa. Alla fine hai fatto pari, no? Cioè tanti uno, tanto l'altro. Certo, c'è un piccolo problema, che questi oggetti, sempre nell'universo tutto stretto, come stanno tutti lì, no? A darsi le gomitate. Quando questi però si danno una gomitata, sfortunatamente spariscono sia l'uno che l'altro. Va bene? Questo è quello che, se non fosse successa una cosa che temo non abbiamo ancora capito a fondo, l'universo alla fine, espanso o non espanso, si sarebbe in qualche modo tutto quello che era materia, anche se l'Higgs, poveretto, ci aveva messo tutta la sua buona volontà a riempire di materia le cose, tutte queste cose prima o poi si sarebbero rincontrate, sarebbero tutte sparite, e l'universo sarebbe pieno di luce, che è bellissimo, per carità. Però ora io un Patrizio Roversi fatto di luce, insomma, non so, immaginatelo voi, cioè è un'evoluzione un pochino più complicata, e di nuovo ridiventa sulla scala dei tempi, che sarà quel che sarà, ridiventa fatto tutto della stessa cosa, ridiventa noioso, comunque diventa una cosa che non ti permette di costruire le strutture, non ti permette di costruire niente. Dov'è il miracolo, almeno in qualche modo? Che per delle circostanze di cui intuiamo come possa essere successo, ma non abbiamo la prova né sperimentale, quindi non possiamo confermare la nostra intuizione, in qualche modo una frazione minuscola, una parte su 100 milioni, una parte su 200 milioni, di volte questo incontro tra il più e il meno, tra il buono e il cattivo, non è successo, e siccome poi sui tempi lunghi adesso tutto decade, si trasforma in cose stabili, è rimasta un vantaggio per quella che arbitrariamente noi chiamiamo materia, potremmo essere fatti anche arbitrariamente di antimateria, è irrilevante. Il problema è che non c'è più la possibilità di incontrare quello che, se gli diamo la mano, facciamo un grande schioppo. Ho capito. Quindi siamo rimasti solo una parte su due. Allora, ripeto, questa cosa noi capiamo come potrebbe essere successa, ma siccome siamo fisici sperimentali, stiamo cercando disperatamente in laboratorio, e abbiamo un esperimento bellissimo all'LHC, che non è né il suo, è di un altro, e lì, guarda caso, il capo è italiano. Guarda caso, sempre. Anche diciamo, lì. Sempre perché noi ci vogliamo del male, facciamoci del male. Anche lì il capo è italiano, in cui diciamo stiamo cercando disperatamente di riprodurre le condizioni per cui questo fenomeno succede selettivamente e poche volte a favorire una delle due, delle due metà del cielo. Va bene? Allora, fammi capire se ho capito. Aia. È come un po'... Sì, lui parla alto, poi... fammi capire. È come un po' le candidature politiche. Una fazione candida uno, la fazione candida quell'altro. Sì. Si annullano a vicenda. Sì. Non passa magari il tuo, non passa il mio. No, vabbè, lascia stare. Qualcun altro poi ci va. Ma è come se esistesse un Patrizio di 100 tonnellate, un antipatrizio di 100 tonnellate... Sì. Si annullano vicenda, rimangono 102, 103 kg di Patrizio che rimangono lì, un resto, è così? Patrizio, diciamo che non è così, ma non importa, diciamo, qualche volta,
Allora, ho provato, scusate, sia il patrizio di 100 tonnellate che l'antipatrizio di 100 tonnellate, tutti e due sono destinati a sparire, perché poi c'è un meccanismo per cui queste particelle primordiali devono morire trasformandosi in altre particelle, perché cioè, tutto cambia, perché resti come sia prima. Ero affezionato alla mia particella. Tuttavia, però, tuttavia c'è un meccanismo che dice che tutti gli antipatrizi spariranno. Va bene? Mentre un antipatrizio ogni mil, insomma, tra un antipatrizio, un antimario, un antigiuseppe, un anticoso, tutti quanti spariscono, tranne uno su 100 milioni che rimane. È bellissimo. Vabbè, è un se, senso... sei quello che rimane, è bellissimo. È una lotteria. Vabbè, comunque va bene. Si vince una volta su 200 milioni. Ma che bello! È una cosa che si rende tutti quanti felici. Dipende quanti biglietti puoi comprare. Noi siamo tutti quelli che hanno vinto perché siamo qua. Esatto, e quindi, quindi è una riunione di vincitori. A questo prego. Materia oscura, però non è la materia oscura. Tonelli vuole introdursi. Se hai capito oscura. Qualcosa? Ah, questa è l'antimateria. Questa è l'antimateria. È la materia più facile. Questa è facile. E la materia oscura allora è più difficile. Questa è più difficile. È quella che la dice lui. Vuole. Sì. Quella è più difficile. Siccome non avevamo capito e tuttora non abbiamo capito bene, come mi immagino anche voi, questo meccanismo per cui il mondo che conosciamo è fatto di materia e l'antimateria che in teoria doveva essere prodotta fin dall'inizio in uguali quantità, è sparita, quindi questo eravamo ignoranti come capre su questa questione, come se non bastasse, ce n'è capitata un altro di problema a cui non sappiamo dare risposta, che si chiama materia oscura. Cioè, mentre stavamo lì ad arrovellarci su questo enigma della simmetria materia-antimateria, gli astrofisici hanno osservato nello spazio intorno a noi fenomeni incredibili, cioè le galassie, compresa la nostra, o i gruppi di galassie, sono tenuti insieme da qualche cosa che non si spiega, non si capisce. Ci deve essere qualcosa che le tiene insieme, se no non potremo capire la velocità con cui ruotano. La velocità con cui ruotano le galassie dipende dalla massa che hanno. La gravità non vi basta come spiegazione. La gravità è quella corretta, ma la gravità è determinata dalla massa. La massa visibile, compresa anche le polveri, compreso altre ipotesi che sono state fatte, non è sufficiente a spiegare le osservazioni che si fanno. Quando tutte queste osservazioni le hanno messe insieme, è venuto fuori che un quarto dell'universo, della materia dell'universo, è fatto di una cosa che chiamiamo materia oscura perché non sappiamo di cosa si tratta. Non fa luce. Ed è oscura perché non è luminosa, non è visibile. Ed è una delle cose su cui ci stiamo interrogando con più determinazione. Una delle ricerche possibili che facciamo dell'EHC è anche di trovare, diciamo, questo gas di particelle che potrebbe, invisibili, mai conosciute fino ad ora, che potrebbe tenere insieme le galassie, e che sono qua dentro, attenzione, perché sono dappertutto, comprese in questa stanza. Eccone una. Eccone una cosa. È passata? La materia oscura è passata? Ah. L'hai vista? Ti ha fatto male? No, ma tu l'hai vista? No. È oscura. Beh, questo lo capisco, benissimo. Mi avete massacrato. No, ma adesso ho bisogno di un attimo. Prego, no, anche voi. Pure. Quindi sono maturo per rivedere un attimo il mio amico Bow, perché è divertente, è bello, è istruttivo, per cui l'avrei richiamato. Eccolo qua.
non lo so, non ho idea. Senti, io lo vado a chiedere, tu lo sai? No! No, allora lo vado a chiedere alla Fabiola. Se, visto che questo è lo show dell'universo, in tutti gli show c'è una star. E secondo me tu, Fabiana, sei la star. No, no. No. Eh sì. No. Bisogna... Negli show c'è una star, ma la fisica non è uno show. E la fisica si fa... La fisica si fa con tanti sforzi di tante persone e, diciamo...
la scoperta che è stata fatta al CERN, annunciata in luglio, è veramente il risultato di 20 anni di lavoro, 20 anni di sforzi tecnologici, di migliaia di scienziati, tra cui molti giovani, perché circa un terzo dei nostri esperimenti sono condotti da giovani studenti, e quindi c'è moltissima energia, moltissimo entusiasmo che viene anche da loro. Senti, però, allora, qui c'è qualcosa di molto importante, no? Cioè, qui c'è odore di Nobel, perché voglio dire, siamo a dei livelli, insomma, no? Alti. E perché particella di Dio? Dai, dimmelo. Io ho incominciato così, poi dopo mi zittiscono sempre. Però c'è qualche cosa che spiega quasi una creazione? Allora, chiaramente il termine di particella di Dio non è un termine che è appropriato per il bosone di Higgs, perché diciamo bisogna lasciare la scienza e la fisica separata dalla religione, perché si basano su principi completamente differenti. Tuttavia è vero che il bosone di Higgs è una particella speciale, non è la stessa, non è uguale a tutte le particelle scoperte finora, è di un altro tipo ed è una particella molto, molto particolare, perché è quella che ci permette di capire perché le varie particelle elementari, alcune delle quali sono note a tutti noi, come l'elettrone, che fa parte della vita quotidiana, i quark, che fanno parte costituiscono i protoni e i neutroni, perché queste particelle elementari hanno una massa. E questa domanda, che potrebbe sembrare completamente astrusa, e poi alla fine si potrebbe dire, ma a me che mi importa nella vita quotidiana? Perché hanno una massa? È importantissima, perché se le particelle elementari non avessero esattamente le masse che hanno, non avremmo gli atomi, non ci sarebbe la chimica, non ci sarebbero gli elementi come li conosciamo, il mondo e l'universo non sarebbe quello che è. Quindi noi siamo quello che siamo perché le particelle elementari hanno esattamente le masse che hanno, solo che fino al 4 di luglio non sapevamo come spiegare questo fenomeno, o meglio c'erano delle idee, il meccanismo di Peter Higgs, il fisico scozzese, ma non erano state provate sperimentalmente. E il 4 di luglio abbiamo fatto un passo avanti verso questa conoscenza. Complimenti! Grazie! Bene! Complimenti! Allora, se sei d'accordo, riprendo la linea qui dal campo base, perché potremmo vedere un filmato fatto al CERN e rieditato dall'INFN italiano, che proprio racconta e visualizza il bosone di Higgs. Vai. Al momento del Big Bang, minuscole particelle super energetiche si stringevano dentro ogni goccia dello spazio-tempo. Man mano che le gocce si espandevano e si raffreddavano, le particelle perdevano energia. La misteriosa proprietà, conosciuta come massa, non esisteva ancora. 100 miliardesimi di secondo dopo il Big Bang, quando la temperatura si era abbassata appena un po', accadeva una cosa strana. L'intero universo era permeato da un campo, una presenza che si materializzò di colpo. Proprio come l'acqua, raffreddandosi, diventa improvvisamente ghiaccio. Questo cambiamento di fase è quello che i fisici chiamano campo di Higgs e che ha un effetto importante sulle particelle elementari che, fino a quel momento, si muovevano alla velocità della luce. Alcune particelle attraversavano il campo di Higgs senza nessun impedimento, ma altre si trascinavano con maggiore difficoltà, rallentando la loro velocità. Era come se il campo di Higgs si comportasse come un impasto viscoso e selettivo. Una parte dell'energia delle particelle veniva riconvertita in qualcos'altro. Ma che cosa? Einstein ha dimostrato che è possibile convertire energia e massa l'una nell'altra. L'energia può diventare massa e la massa tornare ad essere energia. Il campo di Higgs può suddividere questi due fenomeni per ciascuna delle particelle. L'elettrone è principalmente energia. Il muone ha un poco più di massa. La particella W ancora un po' di più. E il quark top è praticamente solo massa con poca energia. Ma come fa il campo di Higgs a conferire la massa alle particelle? Nel mondo quantistico, un campo come quello di Higgs si immagina fatto da piccolissime particelle che trasmettono l'effetto del campo
e che chiamiamo, nel nostro caso, bosoni di Higgs. Guardandolo più da vicino, si vede che il campo di Higgs non è per niente immobile. Le sue fluttuazioni sono fatte da bosoni di Higgs che compaiono e scompaiono, esistono e poi non esistono più. Il risultato è un mare in ebollizione di particelle che si spintonano a vicenda. Quando un elettrone entra in questo campo, attraversa con facilità il mare di bosoni di Higgs. Il muone, essendo meno scivoloso, incontra più resistenza. La particella W trova più turbolenza e i bosoni di Higgs le si affollano attorno riducendo la velocità. Infine, il quark top viene quasi bloccato dai bosoni di Higgs e, rallentando, converte molta della sua energia in massa. Io mi sono naturalmente immedesimato, come si chiama, nel quark... Top, quello quark shot. Sì. Esatto, come hai fatto a capire. Sì, quello... Benissimo. A proposito di capire, diciamoci la verità. Non so quanti di voi abbiano capito tutto. Io non ho capito tutto, però vorrei istigarvi a un comportamento simile a quello del pisello secco, o se volete dello stoccafisso. Cioè, uno si immerge in queste cose qua, ascolta, si familiarizza con questi termini, è come appunto un pisello secco messo a bagno che pian piano si ammorbidisce, e per me è un po' così. A forza di sentire queste cose qua, magari qualcosa capisci oggi, qualcosa capisci domani e dopodomani, straz, hai capito quasi tutto. È possibile secondo te o... Lo stoccafisso viene bene dopo averlo messo in acqua, questo ammetto che prima non l'ho mai neanche provato fisico, a mangiare. Insomma. Un fisico sperimentale, non lo sposti, cioè lui prende atto della realtà e basta. Assolutamente. Vabbè, comunque, se siamo stati promossi, diciamo, in seconda, adesso entriamo in terza. Il terzo argomento è proprio il bosone. Vai. Dov'è? Arriva. La massa e il bosone, benissimo. A proposito, questo X, chi era? Un fisico? No, detto? Chi era? È vivo. Ah, chi è? Sì, ancora vivo. Cioè, diciamo che... È su porta fortuna, dite bene, quindi va bene. È su con gli anni. È su con gli anni, ma è ancora visto. No, perché è stato molto fortunato a dare proprio il nome, no? A Bologna si dice sei proprio un bosone, sei molto fortunato. E so che hanno collaborato a questa intuizione, non possiamo chiamarla scoperta, in tanti fisici, ma il nome l'ha preso lui. Capita. Vabbè. Allora, adesso, Presidente Nando, abbiamo capito che il bosone è un campo. Aia. Io ho capito anche che non è un campo in senso agricolo, nel senso che non si coltivano peperoni, ma appunto bosoni, elettroni e quark. Possibile capire un po' meglio come funziona questa roba del campo? Bah, ce l'hai un telefonino? Sì. Secondo te come fai a parlare col telefonino? Cioè tu urli dentro e si sente dall'altra parte a qualche migliaia di chilometri? Io non... Non mi sono chiesto queste domandone. No, immagino di no. Ecco, immagina di no. Allora, immaginati che, diciamo, quello che tu dici nel telefonino viaggia felice nel campo elettromagnetico che permea tutto l'universo. Ovviamente si indebolisce con la distanza, diciamo, col quadrato della distanza, quindi a un certo punto ci vuole un'antenna o molto forte, ma altrimenti le tue parole le sentirebbero su Marte, su Giove, oddio, non so se sarebbero contenti, ma questo è un altro problema. Insomma, voglio dire, c'è qualche cosa che è in grado di trasformare, di trasportare l'informazione anche se tu non lo vedi. Allora però tu potresti dirmi, sì, allora mi stai prendendo in giro perché tu hai detto che è un campo, però è un bosone, no? Cioè la massa, ma come si trasforma questa cosa? Beh, vedi, c'è un problema con i campi e le particelle, che una volta abbiamo capito, long ago, 100 anni fa,
che c'era un problema che la nostra mente deve accettare, ma non può in qualche modo capire fino in fondo. Cioè che allo stesso tempo una particella è sia un campo che un oggetto massivo, una cosa che pesa. Dov'è, insomma, le stesse onde elettromagnetiche che vengono usate per trasportare l'informazione della tua voce a distanza, in realtà sono gli stessi fotoni che colpiscono il tuo occhio e ti fanno vedere le cose. Ma quando colpiscono il tuo occhio, la tua retina, quello che sia, rimane impressionata da un punto materiale che ti colpisce. Lì non è il campo, in qualche modo, la retina non è sensibile, diciamo, a questa cosa che c'è dappertutto. Ti fa vedere le cose. Però quella è la stessa cosa che trasporta le onde elettromagnetiche, quella cosa che trasporta la tua voce sopra le onde elettromagnetiche. Insomma, la dualità campo-particella è il cuore di quella che si chiama meccanica quantistica. Va bene? Ora, come ha detto, e quindi non mi vergogno, come ha detto il premio Nobel Richard Feynman, che lui invece è passato ad altre vite, ha detto: ragazzi, se viene qui qualcuno che sostiene di aver capito questa cosa, non ci credete, perché non può averla capita, questa cosa si accetta. Va bene? Cioè fa parte di quell'insieme di cose per cui noi non abbiamo, va bene, una, oggi, non so mai, diciamo, comunque oggi non abbiamo assolutamente una capacità, diciamo, altro che di accettare l'esistenza duale di questa cosa. Va bene? Ora, il bosone di Higgs, con qualche complicazione aggiuntiva, diciamo, perché non porta l'informazione in quel senso, perché le onde, per rispetto alle onde elettromagnetiche tutte le particelle sono uguali e perché invece il bosone di Higgs le riesce a scegliere una dall'altra, quindi ha delle proprietà, è un campo con delle proprietà diverse, ma poi si materializza, se tu vuoi e se lo sai fare, anche come una particella, ed è quella che tu vedi nelle collisioni dove crei particelle. Capisco che questa spiegazione può non essere soddisfacente, tuttavia non ne ho una migliore. Capisci che si possa non capire, e questo capisco è molto che bello, si possa non capire, ma non ho la, però ti sto dicendo che non ho la presa di capire, ti sto dicendo qual è l'elemento, diciamo, che bisogna accettare in qualche modo di questa storia interessante, perché poi siamo qui a raccontarla e siamo qui a raccontarla perché le particelle, che sono campi, però poi ci costituiscono, diciamo, una parte. Questa è, diciamo, la miglior spiegazione, che non è una spiegazione, ma la migliore serie di affermazioni che si possa fare alla luce delle conoscenze che ha l'uomo. Allora avete capito che un fisico è anche una persona molto elastica, che entra dentro nella materia che conosce e poi naviga un attimo in quella che non conosce ma ipotizza, poi torna a casa e quindi vola alto e basso e scava nel mio io delle voragini di incomprensione. Fabiola, l'ha spiegato un po' il video, e poi l'hai raccontato un po' anche tu, ma come avete fatto poi materialmente a vedere il bosone? Non è stata un'impresa facile, perché il bosone di Higgs viene prodotto ogni 10.000 miliardi di collisioni di protoni, quindi abbiamo dovuto estrarre il classico ago dal pagliaio, ed è quindi stato un grosso lavoro sperimentale per andare a cercare a, diciamo, far uscire il segnale del bosone da tutto il resto. E l'abbiamo osservato attraverso le sue disintegrazioni, come era detto nel filmato. Per esempio, il bosone di Higgs può decadere in particelle che tutti noi conosciamo, i fotoni, appunto i quanti della luce, quindi il bosone di Higgs può andare in due fotoni, il bosone di Higgs può andare anche in quattro elettroni, che sono pure particelle conosciute. Queste particelle vengono poi rilevate, misurate, studiate da questi grossi apparati sperimentali che sono ATLAS e CMS, che sono dei gioielli della tecnologia, enormi, grandissimi, ma allo stesso tempo di una precisione micrometrica, che ci hanno permesso di vedere un segnale proveniente dal bosone di Higgs su il fondo di queste collisioni numerosissime di protoni. E l'evidenza del segnale è cresciuta nei mesi e ha avuto una crescita molto rapida nell'ultimo mese prima dell'annuncio della scoperta. Quindi in pratica ci avete messo 20 anni a fare queste macchinone, però una volta fatte le macchinone hanno funzionato alla svelta. Hanno funzionato alla svelta perché questi strumenti, sia l'acceleratore... Volevo essere positivo adesso. Sì, positivo. Diciamo che questi strumenti, l'acceleratore e gli esperimenti sono stati costruiti con una tale cura e con una tale controllo, quality control, controllo della qualità di ogni piccolo pezzettino, che quando li abbiamo accesi in effetti hanno funzionato benissimo e velocissimamente, quindi è stata una bella soddisfazione. Tonelli, scusa, allora,
finalmente una domanda un po' più terra terra, più meccanica. Tu appunto hai condotto uno degli esperimenti fondamentali. Com'è questa macchina? Quanto è grande? Quanto è costata? Quanta gente ci lavora? Cioè, dacci un'idea delle proporzioni sì. materiali. Un esperimento moderno di fisica delle alte energie è un palazzo. Immaginate un palazzo di 4-5 piani, pieno di tecnologie, le più avanzate possibili. È una specie di enorme macchina fotografica che scatta milioni di fotografie. Le seleziona, le analizza, decide quali sono le più interessanti. È veramente il limite attuale della tecnologia. Queste macchine gigantesche lavorano ad un acceleratore ancora più grosso, perché sono 27 chilometri di tunnel fra Francia e Svizzera. Dentro c'è anche lì la più avanzata tecnologia di vuoto, di superconduttori, di magneti mai concepiti fino ad ora, e tutto questo è, diciamo, controllato, sviluppato, ideato da circa 6.000 persone, sono i fisici dei due esperimenti, 3.000 per Atlas, 3.000 di CMS, più Quindi altre coordinavate migliaia 3.000 di persone. Sì, coordinate 3.000 persone a testa. Quando prima dicevi avete acceso la macchina e tutto ha funzionato, mi è venuto un po' da ridere, perché tu devi immaginare una comunità di scienziati, di giovani, di ingegneri, di tecnici che lavorano giorno e notte, alcuni qui li vedo che sanno, anche loro sorridevano, che lavorano orari di lavoro impossibili, giornate senza fine, settimane che non hanno weekend, anni che hanno pochissime ferie, per raggiungere questo risultato. Questo è anche un po' il segno della nostra passione, cioè queste sono comunità motivate. È come un'orchestra di musicisti e quando suonano hanno piacere di suonare, anche se suonare richiede fatica e disciplina. Sono gatti. Sono gatti. Detto tutto questo... Perché di gatti? I gatti è un gregge di gatti. Hai mai visto un pastore di gatti? Questo è il lavoro che, questo è il lavoro che ha fatto. Difficile. Sì, non sono facili Però, diciamo, alla fine c'è questa grande passione che accomuna la comunità e che consente a grosse collaborazioni di funzionare, diciamo, in questo modo. E sui costi, scusa la curiosità banale. I costi sono alti perché, diciamo, il costo globale, se uno considera l'acceleratore e gli esperimenti, stiamo parlando di 6 miliardi di euro. E quando diciamo queste cifre la gente dice mamma mia quanto siete costati. Vabbè, in 20 anni però. Allora, quello che c'è da dire però è che questi costi sono distribuiti in 20 anni di lavoro di queste, alla fine sono quasi 10.000 persone. E queste 10.000 persone sono selezionate da tutti i paesi del mondo, cioè è uno sforzo che fa l'Italia come la fa la Cina, l'India, gli Stati Uniti, la Germania e tutto il mondo intero. Allora, se uno divide 6 miliardi di euro in 20 anni per 6 miliardi di abitanti del pianeta, è forse un costo che possiamo affrontare, perché avremo un vantaggio già oggi dalle tecnologie che si sono sviluppate per questi rivelatori, per questi acceleratori. Avremo forse nel futuro dei vantaggi che ancora non riusciamo neanche a immaginare. Tutti noi usiamo internet. Internet è stata inventata e costruita al CERN 20 anni fa. Nessuno poteva immaginare che avrebbe avuto l'impatto sulla società che ha avuto. E così non mi stupirei di trovare fra 10 o 20 anni alcune delle rivoluzioni tecnologiche che nella nostra società si svilupperanno dovute a questo lavoro. Penso che quell'investimento è un investimento importante, ma è un investimento che il mondo si può permettere e credo che sia un bene che continui a mantenere questo tipo di impegno. Comunque io ho già avanzato... Sembra giusto sottolineare... Insomma, tradotto in termini economici è roba da poco. No, dicevo, io ho già avanzato una scusa, proposta. Posso chiedere una cosa? Prego. Siete assicurati? Da cosa? Dalla fine del mondo? Da buco nero? Da tutto questo. Diciamo, c'è l'assicurazione. È una bella domanda perché diciamo, noi abbiamo assicurazioni di lavoro, ci sono, ovviamente siamo, lavoriamo in Svizzera, quindi ti puoi immaginare. Una delle cose di cui sono più orgoglioso, come anche Fabiola, è che dirigi questi grandi esperimenti e nella costruzione sono attività di cantiere, cioè sono attività di costruzione vera e propria e non abbiamo avuto mai, toccando ferro, incidenti, per cui insomma, perché poi lavoriamo insieme con le famiglie. Ma è una roba grossa, cose enormi. È una roba grossa. Però non siamo assicurati contro i fallimenti scientifici, cioè bisogna sapere, la nostra vita è un rischio continuo, perché dovendo spingere la conoscenza a questi livelli,
c'è sempre la paura che ti sfugga qualcosa, hai sempre paura che il minimo dettaglio a cui non hai destato abbastanza attenzione, che non hai degnato di abbastanza attenzione, ti possa produrre un guasto nell'apparato, oppure semplicemente che tu, la tua missione scientifica non possa essere portata a terra. E a questo proposito, scusa, mi interessa, è andata a finire bene, avete scoperto il bosone di Higgs, se fosse finita male, andavate in depressione, cioè, cosa prova un fisico quando lavora 20 anni e poi alla fine magari va male? È dura. Ma se non avessimo scoperto il bosone di Higgs sarebbe stato forse meno eccitante, meno soddisfacente di quanto è stato, perché trovare una particella nuova per me la prima volta, per esempio, è una grandissima emozione, e ho visto l'emozione negli occhi dei giovani che lavorano nei nostri esperimenti, non erano più capaci di star seduti, si muovevano, si abbracciavano. Scusate. Erano particelle che si scontravano. Erano particelle come l'universo primordiale, tutte le particelle che sono da tutte le parti. Ma quindi, però, se non avessimo scoperto il bosone di Higgs, beh, avremmo dato una risposta forse altrettanto importante alla domanda, cioè quello che noi pensavamo, il meccanismo di Higgs che pensavamo fosse responsabile di dotare le particelle di massa, era semplicemente sbagliato, bisognava andare da un'altra parte. Quindi la scienza avanza per piccoli passi, e ogni passo avanti, ogni scoperta o anche mancanza di scoperta ci direziona, ci dirige, ci dice dove andare. E inoltre la cosa molto bella e importante è che ogni passo avanti nella conoscenza poi apre nuove domande, nuovi quesiti, nuovi orizzonti. Quindi la conoscenza, per fortuna, non finirà mai, si andrà sempre avanti a conoscere sempre di più. No, ma sono così i fisici, cioè loro fanno un esperimento, se viene sono contenti, se non viene sono ancora più contenti, bisogna ricominciare da capo, è eccitante, guarda, non l'avevo mai detta questa cosa. Vabbè. Comunque, una cosa importante è che dentro a LHC, CERN, eccetera, ci sono tanti italiani e tanta tecnologia italiana. E qui ti ridò del lei, presidente dell'INFN. La ringrazio. Ecco, non è mica un caso, no? Dunque, non è un caso. Il CERN è un'organizzazione europea con 20 stati membri. Non per caso è stata fondata nel dopoguerra per ancorare, diciamo, la scienza europea a un progetto di pace dopo aver sofferto, diciamo, un periodo un po' travagliato. L'intuizione viene da un grande fisico italiano, Edoardo Amaldi, che ne è stato anche il primo segretario generale. L'Italia partecipa, come tutti i paesi europei, con una parte, un finanziamento che è proporzionale al suo prodotto nazionale lordo, quindi diciamo, tra i 20 paesi è l'11,5%. Non sarà un caso però che Fabio Ragionotti è il portavoce di Atlas, non sarà un caso che Guido fino a pochi mesi fa è stato il portavoce di CMS, Pierluigi Campana è oggi il portavoce di LHCb, che è il terzo esperimento. Non sarà un caso che Paolo Giubbellino, sempre nel FEN, è il portavoce di Alice, che è il quarto esperimento, ammene. Il quinto esperimento c'è uno spokesperson che si chiama Simone Giani, che non suona come un nome tedesco. L'ultimo esperimento, che è piccolo piccolo, comunque c'ha il vice capo, ammene, che si chiama Oscar Adriani, che anche lui non suona un nome giapponese, nonostante che l'esperimento per metà sia giapponese. Allora, è anche chiaro che da un lato questo corrisponde non solo, diciamo, all'assoluta intelligenza dei miei colleghi, ovviamente, questo corrisponde al fatto che il contributo intellettuale, che si tramuta in tecnologia e in persone che ci lavorano, dell'Italia è chiaramente maggiore del suo mero contributo economico. Vabbè, il CERN è un'organizzazione, da un certo punto di vista, abbastanza fair, come si dice, no? Cioè onesta. Fa delle gare per le cose da costruire e lo dà alle industrie che lo sanno costruire. Durante la fase di LHC, costruzione di LHC, per i lunghi anni della costruzione, l'Italia ha riportato a casa una quota sostanzialmente pari a quello che è il finanziamento, o maggiore di quello che è il finanziamento annuale che porta al Quindi CERN. Ovviamente devi capire che nella fase in cui si comprano solo sedie o carta igienica, vabbè, quelle, diciamo, probabilmente le danno a una ditta francese, che è più comodo perché sta lì vicino, va bene? Tuttavia, ripeto, sulla tecnologia, va bene? Allo stesso tempo il CERN e l'intelligenza dei nostri colleghi ha saputo trasferire all'industria italiana, perché noi non è che ci divertiamo a costruire, voglio dire, 500 magneti, noi ci divertiamo a progettare il magnete, va bene? Dopodiché qualcuno lo deve costruire, un'industria, noi siamo in grado di trasferire
la competenza sulla superconduttività, la competenza sul vuoto, la competenza sull'elettronica, la competenza sui computing. Diciamo, alla nostra industria, quando essa è capace di prenderselo, una delle debolezze di questo paese è che se ci fossero più industrie di alta tecnologia, diciamo, avremmo avuto un'interazione addirittura maggiore con esse. Tuttavia ci sono esempi di successo chiarissimi in Italia, già l'Ansaldo Superconduttori, la Zanon, la Caen, la Simic. Voglio dire, ogni anno sia credo al CERN vengono premiate le industrie che hanno contribuito con la loro tecnologia. C'è una lista di industrie italiane che è di 20 o 30. Voglio dire, tutto questo dice che insomma, non bisogna lamentarsi delle condizioni generali di questo paese, ma non bisogna essere modesti nell'affermare che c'è qualcuno che sa riportare in questo paese diciamo ciò che più conta e ciò che è innovazione e ciò che magari aiuterà questo paese nel futuro a essere più bello e più forte e più competitivo. Ecco, quindi avete capito, la partecipazione a questo grande esperimento rende, non costa. In più, io anche da buon italiano ho già inoltrato a te come presidente una proposta di riconversione del CERN, laddove, di LHC in particolare, laddove non servisse più, no, per questo grande esperimento. È una fabbrica meravigliosa di petti di pollo surgelati. Perché prova a pensare, tu metti il petto di pollo dentro, lì è il posto più caldo del mondo, lo cuoci in un attimo. Dopodiché è il posto più freddo del mondo, lo congeli, è il posto più vuoto del mondo, lo confezioni, straz! Vengono fuori i petti di pollo e noi abbiamo... Leader mondiale. Finalmente la ricerca applicata questa. Guarda, se poi li esporti tutti in Cina sono contento, perché diciamo a me poi il pollo, diciamo, c'ho delle difficoltà. Vabbè, lascia stare, questo è un altro ragionamento. Hai capito qualcosa allora? Ma, o c'è buio nella tua testolina? No, no, quello ci sarà nella tua testolina. Ma io sono molto vuoto perché sono, esatto, proprio come l'HC. Esatto, molto buio, sei molto buio. No, sì. No, io direi che dobbiamo procedere a un'esemplificazione, no? Sì. Allora, abbiamo parlato di particelle, sì. Abbiamo parlato di particelle, quindi abbiamo PsiQuadro che ci può fare un quadro delle particelle. Però per far vedere come si gestiscono, come si muovono, come si agitano le particelle, bisogna fare buio. Però non un buio qualsiasi. Avete presente il buio primordiale, quello dell'inizio, quello che si diceva, no? Quello proprio buio, buio, buio. Era buio!
Venite, venite qua, fatevi vedere. Riportali fuori, venite, è troppo bello. Venite qua, fatevi vedere. Eccoli qua. Perché non li abbiamo visti. Sono come il gruppo servitori del teatro zen giapponese, no? Tutti neri. Perfetto. Qual era la maschera? Questa maschera. Grazie, vabbè. Bravissimi. Grazie a Ziquadro. Assomigliavano un po' alle particelle che si scontrano in LHC, no? Ecco. Però mentre loro facevano il loro bellissimo numero, voi discutevate sull'affermazione di Siusi se all'inizio era buio o non buio, beh, il buio primordiale esiste. Secondo me l'universo non è mai stato buio, comunque. Vabbè. Siete d'accordo? Era meno trasparente che adesso, era più opaco comunque. Più opaco. Ma sarà stato un buio che non era buio, così certo, come un... No, è una cosa che non si può dire. Una certo, no, che non si può capire, non si può sapere. Non si può dire. Guarda che c'è una bella scappatoia questa cosa. Un'ultimissima domanda che mi piacerebbe fare. Lo so che Ferroni mi odia, però insomma io sono l'uomo della strada, sono anzi l'uomo del sentiero, peggio della strada. Tutto questo bel maccherone di cose del che viottolino. Fate. Del viottolino. Ma neanche, proprio il sentiero inteso come. Queste tutte belle cose che fate, eccetera, eccetera. Sì. Servono a qualcosa? No, a me fa piacere che avete scoperto il bosone di Higgs. La mia massa ha una giustificazione. Allora, al colto pubblico, vabbè. Va bene. No, dirò, non sono io, dirò che sicuramente avendo letto Dante si sa benissimo a cosa serve per seguire virtù e conoscenza non per restare come bruti. Okay. A te invece dirò un'altra cosa. L'hai mai fatto una risonanza magnetica? Sì. Sei stato una bella mezz'oretta lì dentro? Sì. Benissimo. Allora, tu sei stato mezz'ora dentro la risonanza magnetica perché quel magnete c'ha un Tesla e mezzo. Fregatene di cosa sia un Tesla e mezzo, non è importante. Però il motivo per cui ci stai mezz'ora è che è abbastanza complicato e dunque, diciamo, ci vuole tanto tempo per ricostruire l'immagine, diciamo, che poi ti dirà che cosa hai, perché tu devi provare tante ipotesi scannando continuamente in frequenza con la cosa. E purtroppo la risoluzione, diciamo, di ogni scan in frequenza è grosso così e tu vuoi sapere delle cose piccole così. I magneti di LHC vanno a 8 Tesla. Ovviamente sono prototipi, sono stati fatti adesso, però sono magneti che si possono tranquillamente industrializzare, commercializzare e fare. Infatti ci sono risonanze magnetiche a 6 Tesla. La differenza tra un Tesla e mezzo e 6 Tesla è che tu hai due scelte. O stai dentro quel magnete 4 volte di meno, quindi in 7 minuti e mezzo te ne vai a casa invece di stare lì mezz'ora fermo dentro quell'oggetto con un po' cubo, di claustrofobia, un po' triste, diciamolo. E cupo, va bene. Oppure se ci stai mezz'ora, invece di dirti che cosa hai sulla scala di mezzo centimetro, te lo dicono sulla scala del millimetro. Questo serve, lo sappiamo fare, lo sanno fare, se viene dal fatto che qualcuno si è ingegnato per 10 anni a capire come fare un magnete da 8 Tesla, che prima sulla scala del 2 metri, quanto sono lunghi? Quasi 20 metri. 20 metri di lunghezza, nessuno sapeva fare. In fondo a te ne serve uno solo, diciamo, di un paio di metri per starci tutto dentro. Quindi, capisci? Questo chiaro? Però merita un applauso. Perché le ricadute della loro ansia, voglia e gioia di sperimentare e di capire sono evidenti per tutti. Fabiola. Sì, vorrei aggiungere a quello che Nando ha detto che il bosone di Higgs ha già cambiato la nostra vita. Per i motivi che Nando ha detto, ma forse la cambierà ancora di più. Molte volte le persone mi chiedono, ma il 5 luglio, il giorno dopo l'annuncio della scoperta, cos'è cambiato nella mia vita? Nulla. Questo è vero, nell'immediato niente, però come diciamo, amo fare un esempio che è alla portata di tutti perché coinvolge una particella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, l'elettrone. L'elettrone fu scoperto alla fine dell'Ottocento da un fisico inglese che si chiama J.J. Thomson, il quale osservò un fascettino di elettroni in un rudimentale tubo a raggi catodici, che è il nonno della televisione attuale. La vita sua e del suo vicino, il giorno dopo, non è cambiata. Oggi potremmo vivere senza elettricità? No. Risposta giusta. L'applauso è per me che ho dato la risposta esatta, immagino.
Niente, è certo. Risposta giusta. Risposta esatta. Non vi torturo più. Bravo. È intelligente. È la prova, la prova che il bosone funziona. La massa sulla quale scaricare le loro... Allora, grazie a tutti, grazie a voi, grazie agli artisti che hanno collaborato a questo. Vieni, vieni, Peppe. Boh, vieni qua. Regalaci ancora una fetta del tuo spettacolo bellissimo. E io devo veramente ringraziare innanzitutto Fernando Ferroni, Guido Tonelli e Fabiola Gianotti. Però, ma di questa bellissima... bellissima, interessantissima serata vorrei ringraziare la Città della Scienza, l'INFN di Napoli, la sezione di Napoli, l'INFN nazionale, tutti quelli che ci hanno lavorato. Io ne conosco qualcuno, gli altri non li conosco, ma da Romeo Bassoli a Vincenzo Napolano fino a Leonora Cossi, e poi la Rai di Napoli che ha ripreso le cose, e poi Rai 150 per Rai Storia, e poi Futuro Remoto, Arcaico Futuro che è l'iniziativa che parte, e poi Pep Bu e Psiquadro, gli artisti che hanno collaborato a questa grande metafora. Thank you.